Salve a tutti, benvenuti a questo video in cui tratteremo il decimo turno del torneo dei candidati 2016. Siamo agli sgoccioli, dopo di questo soltanto quattro partite, i giochi cominciano ad essere chiusi. E qui vediamo un altro scontro al vertice, una Nanda abbastanza rinfrancato dalle ultime partite, affronta un altrettanto rinfrancato Caruana che ha vinto la prima partita. E sono entrambi nelle posizioni di testa, Nanda proprio in cima e Caruana distaccato solo di mezzo punto. Quindi sicuramente un incontro che avrà da dire eh, le sue ecco perché ora c'è da allacciarsi le cinture e cominciare a vedere cosa è successo questa partita Caruana gioca con il bianco Anand con il nero si inizia con questa apertura inglese E5 il nero prova a controllare quindi il centro lasciato per ora vuoto dai pedoni del bianco e cavallo C3 cavallo F6 Contrasto su queste case chiare al centro tra due quini, cavallo F3 va a minacciare questo pedone. E cavallo C6 in nero lo difende. Questa è ehm, la partita inglese variante dei quattro cavalli. A questo punto il bianco entra nella sottovariante di fianchetto perché, con questa spinta G3, prevede di mettere l'alfiere in questa posizione. Buon posizionamento che controlla le case chiare al centro. Inoltre, minaccia pericolosamente la casa B7. Questo potrebbe creare dei fastidi di sviluppo per l'alfiere campo chiaro del nero ok si prosegue quindi con alfiere b4 il nero si prepara eventualmente anche a sacrificare questa alfiere sul cavallo per aumentare il proprio controllo delle case chiare al centro eventualmente vediamo magari anche di spingere anche dei fastidi come vedremo l'alfiere viene fianchettato entrambi quindi arroccano a questo punto e ora per l'appunto e 4 si va tanto a fastidire questo cavallo, eh, gioca abbastanza facile per il bianco perché dopo cavallo G5 questo è un attaccato tre volte, e non c'è un modo papabile per difendere. Almeno di cambiare l'alfiere sul cavallo, questo è quello che viene fatto. Il bianco cattura verso il centro, comincia a, cominciano ad ammassarsi i pedoni bianchi al centro della torre 8 per difendere per l'appunto il pedone questo cavallo effettivamente sembra una posizione un pochino rischiosa perché eh, da qui ok attacca il pedone ma rischia eventualmente anche di venire intrappolato oppure essere costretto a piazzarsi in una posizione non proprio felice ehm, ecco perché a questo punto viene giocata F3 tentativo di minare questo pedone e eventualmente anche se il bianco catturasse poi si apre eh, la colonna per la torre quindi sicuramente male non va Ok qui in precedenza era preferita eh, spesso giocare pedone E3 il che un pochino tende a forse cercare di distruggere la, la struttura pedonale del bianco. Infatti se cattura poi rimangono questi pedoni isolati non sono certo una bellezza da vedere quindi D3 ehm, ed ecco di catturare quel pedone dopo aver posizionato il cavallo in E4 quindi per difenderlo D5 donna B3 aumenta la pressione su questi punti, cavallo a 5 però contrattacca la donna che si sposta a 3 e qui la partita continua, eh, chiaramente non rischia veramente di rimanere un po' con questi pedoni volanti, quindi non saranno facili da difendere, tra l'altro però forniscono un certo livello di blocco per, le, per i movimenti del bianco che sono un po' bloccati appunto dalla presenza di questi pedoni, comunque in partita Ananda ha cambiato e, e il cavallo torna quindi nella posizione di partenza. Buona questa iniziativa per il bianco perché ora può eventualmente sfruttare l'apertura della colonna F, ovvero c'è cioè il cavallo di mezzo, non sarà facile ehm, toglierlo di lì, però un buona iniziativa sicuramente anche per trovare piani utili per il futuro ok l'altra cosa su cui può giocare il bianco è sicuramente questa diagonale quindi che fare il nero intanto deve ancora svilupparsi quindi gioca D5 buona l'idea eventualmente la possibilità c'è cioè, di catturare questo pedone ma soprattutto il bianco può sviluppare l'alfiere campo chiaro ed ecco un primo sacrificio qui però siamo ancora in apertura nota la giocata D4 questo Rende possibile la cattura del nero di questo pedone che viene accettato. Il fatto è che questo riapre questo diagonale per l'alfiere, quindi dal punto di vista strategico, il bianco sta messo discretamente bene. Blocca quindi, in qualche modo, lo sviluppo dell'alfiere campo chiaro. E inoltre questo pedone non è che sia facilmente difendibile. Comunque, qui di solito. In passato si è stata giocata Alfiere G5 che va a bloccare questo cavallo anche d'Andro. In questo caso Caruana gioca una mossa nuova, donna C2. Questa è molto bella. Si fa aumentare il controllo su E4 e eventualmente possibilità di attacchi in futuro anche verso il re avversario. Ok, ora Anand gioca H6 per bloccare proprio questa possibile inchiodatura visto che ne ha avuto l'occasione però niente di male l'alfere si può sviluppare su f4 e attaccare su questa direttiva sempre però mantendo un occhio anche verso l'ala dire ok Anand prosegue con cavallo e4 qui l'idea è quella di portare un cavallo al centro un'altra opzione forse favorita dal calcolatore poteva essere cavallo di 5 quindi eventualmente di cambiare questa alfere in realtà ehm, qui le cose non stanno poi così male per il bianco perché può giocare E4. Quando era un forte centro di pedone, anche se viene cambiato l'alfiere, il, il centro del bianco è ancora più grasso se possibile, ovvero ci potrebbero essere a lungo termine dei problemi per attacchi al re bianco. Ma per ora è ben difesa anche dai propri pezzi, quindi non dovrebbe essere una cosa piuttosto pericolosa. Ok, comunque dopo Cavallo E4 in realtà questo cavallo per il momento non sta minacciando niente di particolare quindi Caruana sviluppa la torre in D1 e ora alfiere F5 ecco l'idea quindi di posizionare l'alfiere che fino a una mossa prima non avrebbe potuto andare in F5 perché sarebbe stato catturabile dalla donna però così effettivamente si minaccia uno scacco di sulla donna un attacco di scoperta sulla donna bianca Caruana però non si fa intimorire e gioca cavallo E5, con l'idea intanto di cominciare ad aprire la linea per l'alfiere, Campo Chiaro, blocca questa mossa, eh, la possibilità di eh, azione della torre sulla colonna E e inoltre eventualmente minaccia anche di catturare questo cavallo con una possibile triplice impedonatura dei pedoni neri, cosa che chiaramente non fa piacere per la solidità della struttura. <coughs> E difatti vediamo che probabilmente la mossa più pericolosa del nero a occhio, a prima vista, potrebbe essere qui. Cavallo per G3. Il cavallo difende l'alfiere che attacca la donna, quindi sembra che il bianco non può chiaramente avere tempo per catturare né l'alfiere né, né il cavallo. Però qui è costretto a giocare E4. Quindi intanto si crea questo buon centro, attacca l'alfiere. Ora che okay, il cavallo mangia la torre, viene fatto fuori l'alfiere. <coughs> e ora visto che questo cavallo comunque è perso si può anche schiantare come desperato in h2 dopodiché però una buona variante può essere effettivamente quella di creare questa impedonatura il cavallo va preso altrimenti prende la donna dopodiché al fine prende il cavallo e questa posizione nonostante nera abbia un leggero vantaggio materiale per la vagonata di pedoni che si ritrova però questi tre pedoni impedonati chiaramente non sono una forza. Quindi comunque diciamo forse il vantaggio è ancora bianco. Ok, eh, Anale però gioca più sul sicuro, gioca a cavallo di 6, quindi il cavallo non è in pericolo e difende l'alfiere, In qualche modo il bianco quindi deve reagire. Porta avanti questo pedone, il bianco si ritrova con questo forte centro ricordiamoci sempre che il nero ha un pedone in più ancora quindi anche se posizionalmente il bianco sta meglio il nero ha un compenso materiale l'alfiere si ritira mantenendo questa inchiodatura quindi ora possibilità eventualmente di scacciare il cavallo per poter poi attaccare E4 per evitare problemi di inchiodatura viene giocata la donna in E2 sempre. ovviamente mantenendo la difesa del pedone altrimenti può essere preso Ok, um, cosa ha giocato qui Anand? Perché sicuramente uno spauracchio ora che il bianco possa catturare in c 6 e creare la trip-shape Ha giocato cavallo E7. Ok, un'altra opzione poteva essere effettivamente quella di lasciare il bianco cambiare e cercare di trarre il massimo vantaggio possibile, ad esempio con torre b La torre intanto si toglie dalla casa pericolosa dove c'è l'attacca da dell'alfiere Campochiaro e in caso di cattura si apre una simpatica autostrada per entrare in B1. Tra l'altro questa Alfere anche in caso di spinta del pedone ha eh, una buona casa in D3 dove ora darebbe veramente fastidio. Tornando ha giocato cavallo e 7 eventualmente con l'idea forse di riciclarlo anche in G6. Eh, però la cosa non è che funzioni granché perché è abbastanza lenta come manovra. Ok, quindi che fare? Qui in conferenza stampa Caruana ha detto "Forse una mossa papabile poteva essere H4, semplicemente eh, aumentando il proprio guadagno posizionale a spesa della mossa del nero", però ha deciso di rischiare qualcosina e andare un pochino più sul pesante, cercando di chiudere la partita eventualmente in fretta. È giocato un sacrificio <coughs> alfiere per h6, classico sacrificio che mira a esporre il re avversario. È chiaro che qui l'alfiere va presa, altrimenti ne era perso semplicemente un pedone. L'attacco del bianco rimane più o meno invariato. <coughs> e il punto è che ora può giocare donna h5 con grandi possibilità d'attacco. È attaccato questo e questo pedone. Tra l'altro, il pedone. F è attaccato triplicemente qui ehm, il nero comincia a scricchiolare vediamo un po' cosa potrebbe fare ad esempio torre F8 per difendere il pedone cioè donna per H6 questa donna è sempre pericolosa se il re si toglie cerca di ripararsi un po' ora il bianco può semplicemente attaccare sulla colonna H ad esempio torre F4 anche se viene giocata a cavallo G6 il bianco se ne può fregare e spenderci un'alta qualità tanto prima o poi quando è arrivato qui il nero si deve rendere conto che questa alfiere non è difendibile anche spingendo questo pedone comunque la casa F7 è difesa dal cavallo e non c'è verso di difendere opportunamente l'alfiere ad esempio mettiamo anche questa qui l'alfiere va difesa altrimenti è matto anche donna E7 non funziona per via di questo doppio ok un'altra alternativa potrebbe essere quella di porre il cavallo ad esempio in g6 per cercare di coprire in qualche modo questo re un po' nudo ehm, qui però c'è cavallo g4 con possibilità d'attacco su h6 e ora l'altra mossa che nero vorrebbe fare volentieri per far rientrare un altro pezzo in difesa, come vedremo, è donna g5, ma qui non funziona perché semplicemente il bianco può rimuovere il difensore della donna con scacco. E ora è inutile perdere il materiale. Quindi la migliore è migliore sacrificare la donna sul cavallo, perché altrimenti, dopo che ha parato lo scacco scoprendo il re, bianco cattura la donna e passa in netto vantaggio. Ok, Anand, però, cosa ha giocato? Probabilmente una delle migliori mosse. Cavallo. E in F5, Una, ehm, praticamente rende il pezzo subito, con quale scopo? Aprire immediatamente questa diagonale prima che il cavallo possa cominciare a dare fastidio al riavversario. Tra l'altro, questa mossa chiude anche per il momento l'attacco della torre. Qui <coughs> caruana accetta e. Ora effettivamente donna G5, questa mossa fondamentalmente forza o il bianco a ritirare la donna o a cambiare le donne, in ogni caso l'attacco del bianco svanisce in qualche modo. Caruana effettivamente, effettivamente cambia, ora rimane il problema di questo pedone, qui ci sono possibili varie soluzioni, ma la più opportuna sembra F6. Si dà un po' libertà di movimento a questa alfiere, però questo pedone diventa veramente fastidioso controllando queste due case togliendo l'area al re avversario c'è già possibilità eventualmente di scacchi matti del corridoio grazie al tappo che produce questa alfiere ok a questo punto probabilmente la cosa migliore era giocare c6 per bloccare l'iniziativa di questo alfiere potentissimo del bianco però rimane sempre il pedone c da difendere e non sarà sicuramente facile come ad esempio anche il pedone c4 il nero ha varie debolezze da gestire che non sono sicuramente un gioco da ragazzi. In partita, Ananda ha giocato cavallo e 4 con attacchi multipli su questi pedoni. Eh, il problema è che il bianco si può disinteressare parzialmente di questi attacchi, difatti, Caruana gioca torre F e 1 va a minacciare subito il cavallo. Okay. l'opzione più logica di catturare il pedone più pericoloso non funziona perché il bianco si può rifare su questo pedone attaccare la torre che presumibilmente prenderà la colonna B però alferà 6 e ora è praticamente destinato a cadere anche quest'altro pedone quindi il bianco guadagna materiale mentre mantiene un buona, una buona posizione d'attacco l'altra cosa che è giocata in partita è invece è cavallo per C3 che prendo un pedone e ne minaccio un altro. Il problema è che ora questo cavallo è chiaramente mal posizionato. Infatti, dopo torre C1, ora il bianco guadagna con tempo la colonna C e il pedone C4 è spacciato. Ananda ha giocato cavallo B5 qui, rendendosi conto che il cavallo deve ritornare in posizione sicura. Sicuramente non sarebbe andata bene cavallo per A2 perché dopo torre per c4 tutte le case di fuga del cavallo sono bloccate c'è cioè pericolo di attacchi di questo tipo probabilmente l'unico modo per salvare è c6 che in qualche modo non permette al bianco di guadagnare il pedone e ora dopo torre a1 alfere f5 che minaccia un'infilata sulle torri cosa che anche se succede però comunque il nero recupera solo una qualità e ora deve anche dire addio al pedone G5 il bianco non dovrebbe avere difficoltà a vincere ecco perché quindi Ananda ha giocato eh, cavallo B5 in accia D4 il problema è, che però qui l'iniziativa rimane al bianco ad esempio è stata giocata al fere B7 per B7 che poi ha la possibilità di fare questo attacco ora Qui Ananda ha giocato torre a D8 cercando di attivare la torre, eh, però c'è una successione tattica che favorisce il bianco, non sarebbe poi andata tanto meglio anche a giocare torre a B8 che almeno difende il cavallo perché comunque dopo alfere C6 la torre si sposta dall'attacco a minacciare questo pedone, però qui ci può stare il cambio alfere per cavallo dopodiché... Questo cavallo si va eventualmente a prendere una posizione invidiabile in E7. Attacca la torre. Posizionalmente si sposta. E si perde questo pedone. L'attacco e la posizione sono completamente favorevole al bianco. Comunque. Ok. Difatti eh, però dopo torre a D8 di Anand. C'è cioè subito Alfere C6. Attacca il cavallo. E attacca la torre. E Fondamentalmente, non c'è verso di salvare entrambi, però, il nero può cercare almeno il controgioco. Infatti, andando giocato a cavallo per D4, almeno si riprende un pedone per la qualità e va a minacciare cose sulla colonna E. Tra l'altro, attenzione perché se qui il bianco non sta attento, c'è anche la possibilità di giocare un doppio in F3. Ad esempio, se il bianco volesse giocare H4. Il nero può sacrificare la qualità, conscio di riprenderla poi col cavallo, grazie a questo doppio. E qui il nero fondamentalmente si salva. Ecco perché va parata la casa F3. Gioca, Caruana gioca re F2. Il re sembra un pochino esposto, ma su casa scura sta proprio tranquillo a questo punto. Ananda prova ancora con cavallo C2 a dare fastidio a questa torre, che tecnicamente deve rimanere in difesa del cavallo. La mossa più apparente sarebbe torre 2, però il nero continua a dare fastidio e il bianco deve stare molto attento. Però Caruana può tranquillamente, come fanpatico, giocare torre di 1. Chiaramente il nero non può prendere il cavallo perché segue il matto del corridoio, c'è cioè il blocco di questa alfere del pedone. Ok, qui la torre si ritira e poi il nero dà matto catturandola. Il bianco dà matto catturandola. Quindi viene giocata. Re 4 attiva l'alfiere da una casa di fuga al proprio re, quindi cosa buona, e per questo lo sta minacciando di catturare il cavallo. ora. cavallo però si sposta, bianco guadagna un pedone. La torre 6, sembra che lo debba recuperare questo pedone, e effettivamente il bianco non è che può farci molto. Caruana, quindi, prima dà uno scacco per togliere il re ancor più dal mezzo, il re finisce in H7. E ora dopo reggi 1 già questa torre è in attacco, il nero chiaramente qui deve cercare di prendere più materiale possibile, però Caruana gioca a torre F1. Quindi dopo Reggi 1 c'è questa mossa che fondamentalmente forza il cambio delle torri. Difatti sia che questa torre si sposti, allora il bianco entra con la torre in F7, scacco, chiaramente poi tutti i pedoni cadono... Comunque posizione pessima, sia che questa torre venga cambiata oppure difesa dal re. In ogni caso, il nero perde il pezzo più forte che ha e in una condizione del genere, per come sono messi i pedoni, eh, il bianco vince facile. Ad esempio, poniamo che qui venga cambiata la torre, dopodiché, qualsiasi mossa il bianco può giocare. Una mossa di questo tipo che permette alla torre di attaccare tutti i pedoni facilmente, inchiodarli sul re, eccetera, e la situazione qui va a rotoli. Ecco perché quindi Anand è stato costretto in qualche modo psicologicamente, ma anche praticamente dalla posizione a, ad abbandonare. Bene, quindi partita abbastanza interessante. Un caruana molto intraprendente, non lo si vedeva così forse dai tempi da 5, field cup. Potrebbe essere il segno giusto del risveglio. Comunque, balza in testa, scalzando Anand e affianca Kariakin. ecco quindi: la classifica. Quattro turni finali che si prospettano molto, molto interessanti con vari scontri diretti al vertice. Caruana penso debba affrontare ancora sia Karyakin che Aronian nel, in questo girone di ritorno. Quindi sicuramente dovrete rimanere sintonizzati perché ne vedremo delle belle. Ok quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao!